Presidente Ammirato. Andiamo. Buongiorno, come va? Dopo la scopertura di questa targa, possiamo dire che ormai Palermo Arafa Normanna è formalmente e di fatto inserita nel patrimonio mondiale dell'UNESCO, un momento storico importante che ieri abbiamo vissuto alla presenza del Presidente della Repubblica e oggi con i ragazzi delle scuole del quartiere. La conferma ulteriore che l'oltre Oreto è Palermo, l'abbiamo sempre ripetuto, e questa occasione, questo riconoscimento, questa splendida combinazione tra il ponte dell'ammiraglio e il ponte moderno del tram, credo che sia il segno di Palermo. Palermo è una città medio orientale in Europa, medio orientale europea. Palermo vuole essere come Istanbul col wifi, come Beirut col tram. Straordinaria partecipazione in questi giorni di fine settimana, come ogni fine settimana, dove stenti a distinguere chi è palermitano e chi è turista. Conferma che Palermo è diventata, anche grazie a questo riconoscimento che abbiamo ottenuto con una proposta seria e credibile di essere patrimonio dell'UNESCO, Palermo è diventata adesso una città turistica. Io dico che questo riconoscimento dell'UNESCO è un riconoscimento fatto alle scuole che da 23 anni adottano la storia, i monumenti di questa città. I ragazzi che sono oggi presenti, la maggior parte ha adottato questo pezzo di storia. Avevamo una discarica, ora c'è una villa che si sta cercando di valutare, che è Villa Bennici. Accanto dico, è stato costruito nel tempo un ponte bimodale che è una delle bellezze architettoniche nuove del nuovo millennio. Abbiamo il tram che poc'anzi ha citato il sindaco e abbiamo la possibilità di poter avere un luogo che per noi era un monumento dimenticato, lasciato così alla mercé di chiunque, al degrado, all'anarchia più assoluta, che diventa oggi con una targa patrimonio UNESCO. Ma farlo diventare il logo di questo quartiere, di questa zona, diventare cittadini UNESCO fino in fondo per alzare la testa verso un processo di cambiamento che faccia cambiare veramente la città di Palermo a partire da queste periferie.